Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Poggioreale, una discarica abusiva di 5.000 metri quadrati con 3.000 metri cubi di scarti edili, tra cui plastica, vetro e molto amianto, scoperta a ridosso della linea ferroviaria dell'alta velocità. Gli agenti, in appostamento per alcuni giorni, sorprendono due persone a bordo di un autocarro che scaricano rifiuti. Un breve inseguimento, poi il fermo e la denuncia a piede libero, col sequestro del mezzo e dei rifiuti. Agnano. 9 fusti e 2 tonnellate di resina liquida per lavori edili ritrovati in via Murate. I contenitori perdono liquido sull'asfalto. Gli agenti della Polizia Ambientale chiedono l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e identificare il materiale. Grazie alla collaborazione di alcuni cittadini viene individuato il responsabile, un imprenditore della zona, che viene denunciato e obbligato a rimuovere i rifiuti. Pianura. Gli agenti notano in via Marano un enorme sversamento di rifiuti, abbandonati sicuramente dopo un trasloco. Grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini di Pianura, in poche ore viene scoperto il responsabile. Immediata la sanzione e l'obbligo di rimozione. Poggioreale, un cumulo di rifiuti fra cui mobili e un divano, vergognosamente abbandonati in via delle industrie, evidenti scarti di un trasloco. Gli agenti risalgono rapidamente al responsabile, come sempre sanzione ed obbligo di rimozione. San Giovanni a Teduccio. Tutto parte da una videodenuncia del mattino dello scorso luglio. Le immagini raccontano dell'ennesimo sversamento criminale di materiali bituminosi su un marciapiede di via Cupa Sant'Agnello. Gli agenti riescono a ricostruire i fatti avvenuti e a identificare e denunciare i responsabili, obbligandoli a rimuovere a spese proprie i rifiuti speciali. Ancora pianura, un'area di 200 metri quadrati in cui veniva abusivamente scaricato materiale di cantiere, scoperta e sequestrata dalla Polizia di Stato in contrada Pisani. Le indagini partono grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini. Dopo gli appostamenti e le indagini, gli agenti risalgono all'azienda responsabile, sprovvista delle autorizzazioni per il deposito del materiale. Denunciato il titolare e sequestrati gli autocarri adibiti agli sversamenti abusivi. Il genio della settimana, quartiere Chiaiano, via Cupa Spinelli. Gli agenti in borghese sorvegliano un tratto di strada trasformato in discarica, quando vedono arrivare un'auto con un materasso sul tetto che punta deciso verso i rifiuti. A pochi metri il conducente frena bruscamente, così da scaraventare il materasso a terra e senza nemmeno scendere ingrana la retromarcia, fermato immediatamente dagli agenti e multato.